Con Marco Andreazza, nuovo allenatore della Libertas, arriva in un momento complicato dopo il derby perso, c'è subito adesso l'impegno di Alba, da dove deve ripartire questa Libertas. Ma deve ripartire sostanzialmente da quello che è il suo vissuto di questi mesi, che non si butta via, perché tante cose buone sono state fatte, tante difficoltà sono state superate. È chiaro che quando la società prende una decisione del genere avrà avuto i suoi motivi, i loro motivi. Io subentro e fa parte del nostro lavoro. Non abbiamo tanto tempo tra ieri, oggi e domani per fare tante chiacchiere, quindi ci hanno detto no, qui a Livorno le chiacchiere porta via il vento dopo, e no, quindi a parte gli scherzi, dobbiamo andare in campo con la consapevolezza che ogni partita ha una storia a sé, va giocata con personalità. Soprattutto l'inizio partita, giocandolo in maniera forse anche un po' più sbarazzina. Il derby ormai si è giocato, è passato, ha vinto la PL con merito. Abbiamo bisogno di andare a fare una partita gagliarda. Poi sono convinto che la faremo. Quello che sarà il risultato finale, poi sarà come sempre il fattore di mille componenti. E poi da martedì della settimana prossima andremo poi ad effettuare il lavoro vero e proprio. Però domani mi aspetto una reazione da parte della squadra e sono sicuro che ci sarà. Ecco, a parlare di prestazione gagliarda, vedendo la Libertas nel derby, si è visto anche la squadra magari un po' scarica dal punto di vista mentale. Ieri ha parlato con i ragazzi, se li ha visti pronti a questo cambio di marcia che è necessario. Guarda, ho parlato con tutti 2 minuti in mezzo al campo, perché approfitto tra oggi e domani e poi la prossima settimana per fare i colloqui individuali, perché ieri ho preferito confrontarmi con lo staff e con i dirigenti per capire alcune situazioni e cose. Sicuramente quando c'è un cambio di allenatore c'è grande, grande ricettività, questa è la storia che lo dice, non Marco Andreazza che subentra ad Alessandro Fantozzi, cioè la storia dice che quando c'è un cambio di allenatore subito all'inizio c'è grande ricettività. Li ho visti pronti, li ho visti vogliosi. È ovvio che questa è la quinta partita in meno di 2 settimane, perché se tu parti da domenica quell'altra a Legnano, Borgomanero e poi tutto quello che c'è stato, Varese in mezzo, non è facile neanche fisicamente, no? In un periodo dove ti eri allenato poco prima per il Covid, però già stringi i denti, è dura, però insomma dai, intanto vediamo domani quello che succede, voglio vederli dal vivo, voglio capire qualche sensazione vedendoli proprio da vicino e poi cerchiamo di lavorare con serietà e con serenità. Un'ultima cosa, ci servirà un po' di tempo per vedere magari il tuo lavoro tecnico-tattico sulla squadra, però che Libertas hai in mente sotto questo punto di vista? Ma ho in mente una Libertas che sia un po' simile alle mie ultime squadre, cioè una squadra che difenda la morte, che abbia come marchio di fabbrica quello di voler difendere per 40 minuti, di essere organizzata alla perfezione dal punto di vista difensivo, che non vuol dire necessariamente subire pochi punti, ma sapere che il marchio di fabbrica difensivo poi ti può dare quella tranquillità in attacco anche per superare dei passaggi a vuoto. Poi, dal punto di vista offensivo, bisognerà vedere il roster che abbiamo a disposizione adesso, di farlo rendere al 100% per le caratteristiche individuali che ha. Due, far star bene i giocatori fisicamente, recuperare Toniato, e tre, vedere se poi riusciremo a fare un innesto sul mercato che ci dia il completamento per finire il campionato. Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo per questa esperienza. Grazie a voi, viva il lupo!